Futuro incerto all'ITR di Pettoranello, l'arresto di Antonio Rosati nei giorni scorsi ha acceso un nuovo campanello d'allarme tra i dipendenti dello stabilimento. Le regioni invocano risorse per la tutela del territorio dai rischi idrogeologici e di crolli di abitazioni. L'appello sarà recepito dallo Stato? Sciopero nazionale domani nella capitale del personale infermieristico. Disagi prevedibili anche per i pazienti degli ospedali molisani. Poca ma buona la qualità dell'olio, ma le perdite sono all'incirca del 50% rispetto allo scorso autunno. Domani sull'olio del Fortore incontro a Tufara. Benvenuti gentili telespettatori, l'attenzione della finanza sulla fabbrica tessile ITR non cala dopo gli arresti a Milano dell'imprenditore romano Antonio Rosati. I militari proseguono l'attività investigativa sulla gestione dei commissari Chimenti, Ciccoli e Spada, nominati con l'obiettivo di evitare il tracollo finanziario dello stabilimento industriale di Pettoranello. Per un ammanco di alcune decine di milioni, il Tribunale di Isernia ha iscritto i commissari nel registro degli indagati. Dopo gli ultimi fatti di cronaca, tornano scetticismo e preoccupazione tra le maestranze della ITR. L'ultima parte della ricostruzione abitativa nei paesi del cratere sismico dovrebbe andare di pari passo con la tutela dei rischi idrogeologici e tellurici del territorio. L'appello è stato lanciato allo Stato da Vincenzo Niro, presidente del Consiglio regionale del Molise, ma le risorse finanziarie al momento scarseggiano. Un appello allo Stato, alla nostra nazione, a che ci invii le risorse necessarie per completare quanto è successo in quel tragico evento. Ma ovviamente anche oggi ci viene da ricordare un altro aspetto, è quella della tutela dell'ambiente e soprattutto la sicurezza sui luoghi di lavoro. Io credo che si sta facendo tanto, però i segnali che degli ultimi eventi calamitosi in Liguria credo che ancora una volta ci portano l'attenzione a noi amministratori a spingere ancora di più l'acceleratore perché si faccia forza comune in tutta la nazione per tutelare l'ambiente e soprattutto i luoghi di lavoro, ivi comprese le scuole, che è il primo punto di vulnerabilità di ogni famiglia. Io credo che come siamo stati forti in quella giornata del 31, io ancora la vivo oggi, quando sono corso giù per queste scale per correre alle 12:15 a San Giuliano, credo che quella fotografia, questa memoria, nessun risarcimento potrà mai cancellare quell'evento che ha colpito San Giuliano e tutto il nostro Molise. Alla Camera dei Deputati a Roma passa il decreto nazionale Sblocca Italia. I deputati del PD si sono accodati alle nuove disposizioni dettate da Matteo Renzi, compreso l'interesse strategico e di pubblica utilità delle attività di ricerca, estrazione e stoccaggio in mare Adriatico di gas naturale. Il riferimento è all'articolo 38, quello che da Abruzzo e Molise le amministrazioni locali intendono impugnare davanti alla Consulta. Dal sindaco di Vasto Luciano Lapenna fino al presidente della regione Luciano D'Alfonso si sono dichiarati contrari agli effetti deleteri dello Sblocca Italia per l'Abruzzo. Sciopero nazionale degli infermieri domani a Roma. Alla manifestazione prenderà parte anche una delegazione da Molise Abruzzo per chiedere di cambiare in qualche misura la legge di stabilità, legge che penalizza i sistemi di garanzia dei livelli essenziali di assistenza ai malati. Nei 6 ospedali della regione si prevedono disagi per la chiusura delle attività ambulatoriali. Le piccole province entro pochi anni saranno costrette a chiudere definitivamente. Lo Stato centrale ha ridotto drasticamente 3,5 miliardi di euro per gli enti periferici. Molte amministrazioni sono già in dissesto. Deluso e pessimista Luigi Brasiello, numero 1 nel palazzo di Via Berta. È un percorso che vede sicuramente le province scomparire, che vede tagliare ancora di più le risorse alle stesse province,
che mette in difficoltà anche i comuni, perché il gettito di trasferimenti sarà notevolmente ridotto, addirittura si raddoppia rispetto a quello che era stato detto, stiamo parlando di 3 miliardi e mezzo di euro in meno rispetto agli anni precedenti. Molte province sono già in dissesto economico, 3 province italiane sono già fallite, c'era il presidente della provincia di Biella che è fallita, il quale è stato eletto, ha detto che era inutile stare lì perché c'era il commissario e avrebbe sicuramente restituito la fascia. Io mi auguro che nei prossimi giorni, so che venerdì ci sarà un altro incontro sempre con il Presidente del Consiglio, mi auguro insomma che si possa ridefinire tutta questa situazione. Io mi auguro che la Prefettura di Isernia non rientri in questi tagli, ma temo che ci sarà. Guai se dovesse accadere, io credo che la Prefettura sia un baluardo importante per questo nostro territorio, che è anche ai margini di un territorio molto a rischio. Riunione indetta dal Comitato L'Altra Europa con Tsipras domani alle ore 18 a Isernia. L'ordine del giorno prevede la discussione sul documento stilato da Marco Revelli, contenente proposte per la costituzione di un soggetto politico nuovo. Appuntamento in piazza Celestino V. Altre riunioni sono programmate in questi giorni anche a Campobasso e Termoli. L'Italia sconta ancora oggi un ritardo nella rete internet rispetto all'Europa, che conta. Nel Molise ancor di più la linea è lenta e poco efficace per gli imprenditori del posto. Giuseppe Pittà. In partenza il programma per la realizzazione in Molise della rete in fibra ottica per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale europea. È una buonissima notizia, probabilmente tardiva, perché spinta soprattutto dalle esigenze europee che raccontano di un'Italia in forte ritardo rispetto agli altri stati europei in materia di innovazione tecnologica, in modo particolare da quella che supporta la rete internet. Un Molise che nel quadro generale soffre enormemente per la velocità di lavorazione dei dati e per la loro trasmissione, un territorio che tecnicamente funziona in modo appena sufficiente soltanto in poche zone e che paga enormemente una sorta di dispersione telematica che fa viaggiare le linee con una lentezza da lumaca, pur presentando regole contrattuali di velocità discrete. Dunque la speranza è che una rete in fibra ottica rimetta a posto interamente le cose e doni agli operatori molisani e alle imprese quelle possibilità di sviluppo finora negate, magari prospettando un aggancio adeguato con le opportunità offerte dalla rete web, anche e soprattutto per promuovere le produzioni locali e magari piazzarle positivamente nel mercato mondiale. Il discontinuo andamento climatico dell'estate ad oggi, freddo, umidità e piogge, hanno inciso profondamente sulla quantità del prodotto oleario, una produzione di olio veramente bassa, anche se di buona qualità. Le perdite nel raccolto sono all'incirca pari al 50% del totale rispetto al 2013. La frammentazione delle aziende agricole, l'individualismo degli stessi agricoltori e il vuoto di una programmazione in ambito regionale hanno finito per aggravare il quadro della situazione locale. Eppure il Molise riesce ad esprimere 18 varietà di olive, un terzo delle quali quella conosciuta sotto il nome di Gentile di Larino. E restiamo in argomento, gli amministratori dell'area del Fortore, esperti della Confcooperative e la parlamentare del PD Laura Venitelli si incontreranno domani mattina al municipio di Tufara per fare il punto sulla costituzione di un consorzio di imprenditori in grado di valorizzare e vendere olio extravergine d'oliva. Una iniziativa che ha il duplice scopo di creare occupazione tra i giovani e portare a conoscenza, fuori dai confini regionali, le ricchezze dell'area a cavallo tra Tufara, Riccia, Gambatesa, Pietracatella e Macchia Valfortore. L'anziano imprenditore boianese Antonio Cappussi da anni non viene pagato dall'ente regione per le sue numerose opere viarie. Il legale Alfonso Mainelli per la sicurezza pubblica ordina così ai comuni di sequestrare le strade dichiarate abusive. La vicenda ormai ha assunto contorni grotteschi.
Antonio Capussi non viene pagato dalla Regione, nonostante un impegno preciso incarnato in una delibera regionale poi revocata, non viene pagato perché la Regione assume che le strade che ha realizzato non sono assentite da pareri, da permessi, quindi sono abusive. Noi abbiamo detto al Presidente della Giunta regionale, va bene, ci difendiamo nel giudizio civile, ma se sono abusive le chiudete e pagate i danni a quelli ai quali sono state rilasciate concessioni amministrative, licenze edilizie. Quindi c'è una legge in Italia, le strade abusive, come tutti i manufatti abusivi, non possono essere utilizzate, perché per previsione formale costituiscono anche un rischio per la circolazione. Addirittura poi se la situazione è precipitata, quando, perché uno vuole essere anche comprensivo, quando addirittura per risolvere i problemi della chiusura del Ponte Gallo, Raboiano, il traffico statale è stato deviato su queste strade, e questo veramente significa che noi qui siamo in un totale buio istituzionale, cioè lo Stato assente completamente. Mi dispiace per il prefetto, ma lui deve fare le parti che deve fare, lui rappresenta lo Stato, non la Regione Molise, non può aspettare che Frattura risponda agli inviti, lui deve pretendere che si costituisca questo tavolo in cui si discute di queste cose, perché riguarda anche l'ordine e la sicurezza pubblica. La chiusura di quelle strade provocherà dei blocchi paurosi. Queste cose le devono discutere, non possono fare che la legge solo perché riguarda un povero Cristo di 94 anni non si applica. Io allora farò una cosa, mi farò dare un elenco da Capussi dei comuni interessati, manderò una PEC pretendendo che i comandi dei vigili urbani presso questi comuni immediatamente ad horas sequestrino le strade e le chiudano al traffico, poi vediamo come risolveranno i loro problemi in questa regione. Il nuovo orario dei treni sulle tratte italiane in vigore dal 14 dicembre confermerà le fermate degli Intercity Freccia Bianca, Freccia Argento e Freccia Rossa. Ad oggi oltre il 90% dei treni a percorrenza nazionale ed estera è già stato inserito nei sistemi di vendita Trenitalia. Sono quindi acquistabili in anticipo i biglietti in direzione di Austria, Svizzera, Germania e Francia. Il treno del Tartufo Bianco oggi a San Pietro Avellana all'interno della 20ª mostra mercato del Tartufo Pregiato, un convoglio turistico per esplorare le bellezze paesaggistiche dei monti dell'Appennino centrale tra il Basso Abruzzo e la provincia di Isernia e conoscere l'area naturalistica MAV compresa da San Pietro fino a Chiauci. Digitalizzazione gratuita per le piccole e medie aziende, uno staff di tecnici al servizio delle imprese che ne hanno necessità. Monica Surace. Le micro, piccole e medie imprese della provincia di Campobasso possono partecipare al bando promosso da Camera di Commercio, Union Camere e Google Italy volto alla digitalizzazione dell'azienda. Un'adesione gratuita a servizi di supporto forniti da giovani appartenenti ad una rete di neolaureati selezionati sul territorio nazionale e formati per mettere in piedi un percorso ormai necessario per incrementare gli affari delle piccole e medie realtà commerciali. In Molise, in 5, affiancheranno chi deciderà di partecipare con azioni di sensibilizzazione divulgative e promozionali, affiancamento e primo orientamento, assistenza per l'ottimizzazione, miglioramento e definizione di strategie per l'internazionalizzazione attraverso il web. Avviso e modulo di adesione sono presenti sul sito della Camera di Commercio di Campobasso all'indirizzo www.cb.camcom.gov.it. Ogni manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo PEC dell'ente presente sul sito entro il prossimo 4 novembre. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione. Nella città di Termoli la sostituzione dei contatori del gas inizierà a partire da domani in via Ragusa. La sostituzione è gratuita da parte dei tecnici della società Rete Gas. Essa non comporta alcuna spesa per i cittadini. Ogni cliente riceverà un vademecum che descrive le principali funzionalità del nuovo sistema. In totale a Termoli saranno sostituiti 15.000 contatori. Solo da pochi giorni è partito il primo corso per educatori cinofili in Molise, 240 ore per migliorare il rapporto tra uomo e cane. La sede del corso ad Isernia, il dirigente dell'azienda sanitaria regionale Claudio Di Ludovico.
Ci troviamo qui all'inaugurazione di questo corso ben organizzato da Lampana, con docenti molto qualificati, no? Io saluto volentieri questa iniziativa da parte di questa associazione, che sicuramente va nella direzione di migliorare il rapporto uomo-animale, no? E quindi anche di attuare quelli che sono gli obiettivi dell'azienda sanitaria e delle istituzioni in genere, che sono quelli della promozione della proprietà responsabile dei cani. Ovviamente un corso per educatore cinofilo va in questa direzione, perché migliora appunto il rapporto uomo-animale. Jazz, funk, blues nel concerto organizzato dal Conservatorio Perosi domani sera alla ex GIL di Campobasso, musica, ritmo e movimento a partire dalle 19.30, dirige il maestro Lelio Di Tullio. Festa dell'anziano domattina a Pesco Pennataro, piccolo centro dell'altissimo Molise, una giornata dedicata interamente alle persone della terza età, che ha avuto l'avallo dall'amministrazione del sindaco Pompilio Sciulli e di alcuni volontari del servizio civile. Appuntamento nella sala della biblioteca comunale. È in edicola il periodico mensile La Fonte nel numero di novembre, i molisani e l'Europa, economia, la condizione delle donne, l'istruzione, tra gli altri argomenti anche l'energia pulita e sostenibile. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Tempo stabile e soleggiato sul Molise, stellato il cielo dalla sera, ventilazione variabile, mare Adriatico quasi calmo. Le temperature di oggi sulla regione sono comprese tra gli 8 gradi di Campobasso fino ai 19 di Termoli. Domattina sereno, velato su tutto il territorio, valori climatici in ulteriore lieve aumento. I venti ruoteranno da ovest. Sono aperte le iscrizioni al corso di operatore per disabili sensoriali, obiettivo fornire ai partecipanti le competenze per il sostegno, l'integrazione scolastica e il raggiungimento dell'autonomia del video leso e audio leso. Il corso è promosso dall'associazione Liberamente. E infine vi ricordiamo questa sera, a partire dalle ore 22, il nostro programma calcistico TLT in rete. Tutti i contributi filmati, i risultati e le classifiche della giornata nella Serie D Girone F. Bene, con questa notizia è veramente tutto, grazie per l'attenzione che ci avete prestato, vi lasciamo alla nostra programmazione.